Morfologicamente, il pitbull è e deve restare un cane da combattimento, non perché si pensi ancora a farlo combattere, ma per rispettare le sue origini e tutto il lavoro di selezione che è stato svolto fino ad oggi. Se la funzione di ieri era quella di combattente, il cane deve avere le caratteristiche fisiche di un combattente, anche se lo usiamo come cane da compagnia, da guardia o da agility. La cinofilia vive di ciò che chiamiamo bellezza funzionale. Un cane è bello nella misura in cui è adatto alla funzione per cui è stato creato. Un bel pitbull, dunque, dovrà essere costruito in modo da esprimere il massimo in un ipotetico combattimento, anche se per fortuna non lo disputerà mai. La sua costruzione, dunque, dovrà essere il più possibile quadrata, per dare la massima potenza di leva in rapporto al peso. Poiché il posteriore e i fianchi lavorano moltissimo durante un combattimento, il fianco dovrà essere lungo e ben inclinato, il rene flessibile, il ventre retratto, il posteriore solido e massiccio. La coda deve essere attaccata bassa e, vista di profilo, deve apparire in armonica linea con la groppa. Il torace dovrà essere profondo e ben disceso per dare sufficiente spazio a cuore e polmoni. Gli arti non devono essere troppo pesanti, ma gli anteriori dovranno esserlo più dei posteriori perché fungono da base di appoggio, mentre il posteriore deve svolgere un lavoro di spinta. E veniamo alla testa, che è una parte assai importante in un cane da presa, ma non la più importante come qualcuno potrebbe credere. Nessun pitbull ha mai vinto con la forma della testa, semmai con il suo contenuto, e cioè con l'intelligenza. Ovviamente però alcuni parametri vanno rispettati per ottenere la massima funzionalità. Quindi è bene che la testa sia grande e profonda, che il tartufo sia rialzato, requisito fondamentale per poter respirare anche durante la presa, che da un cranio largo si arrivi a un muso leggermente più stretto. Questo perché la stessa forza applicata su una superficie minore risulta più penetrante. Quindi il morso di un cane dal muso stretto sarà più efficace dello stesso morso applicato da un muso largo. La chiusura degli incisivi ha poca importanza perché essi non intervengono nella presa. Per questo motivo, e non perché ci sia poca attenzione da parte degli allevatori, sono accettate tutte le chiusure. Quella a forbice è la preferita, ma sono accettate anche la tenaglia e un leggero prognatismo. Anche la forma delle orecchie è poco legata alla funzione. In combattimento solo un cane poco furbo si attacca alle orecchie dell'avversario perché preferisce scegliere punti ben più delicati e talora vitali. Mozzare le orecchie del pitbull lo potrà salvare dagli attacchi degli Yorkshire, non certo da quelli dei suoi simili. Quindi il taglio delle orecchie diventa anche in questo caso un problema estetico legato al gusto personale. Un cane a orecchie mozzate avrà un aspetto più imponente e incuterà più timore alle persone, non certo ai cani. Quello con le orecchie integre avrà la faccia più simpatica e meno cattiva. E questo è tutto.